Maturità 2023. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Calendario delle prove sessione ordinaria. Prima prova scritta, mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30. Durata della prova 6 ore. Seconda prova scritta, giovedì 22 giugno 2023. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento. Terza prova scritta, martedì 27 giugno 2023, dalle ore 8:30 per gli istituti presso i quali sono presenti i percorsi ESABAC ed ESABAC Tecno e nei licei con sezione A opzione internazionale, cinese, spagnola e tedesca. Calendario delle prove sessione suppletiva. Prima prova scritta suppletiva, mercoledì 5 luglio 2023, dalle ore 8:30. Seconda prova scritta suppletiva, giovedì 6 luglio 2023, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni. Terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, martedì 11 luglio 2023, dalle ore 8:30. Credito scolastico. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno. Composizione delle commissioni d'esame. Le commissioni, una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi abbinate da tre membri interni appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame. Prove scritte nazionali. Per la prima volta dopo la pandemia, tutte le prove scritte, prima, seconda e terza solo per alcuni indirizzi, saranno a carattere nazionale, a eccezione degli istituti professionali di nuovo ordinamento. Istituti professionali di nuovo ordinamento. Viene introdotta la seconda prova scritta per gli istituti professionali di nuovo ordinamento. Sarà unica prova integrata che non verterà su discipline scolastiche ma sulle attività svolte durante il percorso di studi. Prova orale. Nel colloquio verranno valorizzati il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare i temi più significativi di ciascuna disciplina. Gli studenti illustreranno anche le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO. In sede d'esame verranno valorizzate le competenze di educazione civica maturate durante il percorso scolastico. Valutazione finale. La commissione dispone di un massimo di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di 20 punti per la valutazione del colloquio. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di 60 centesimi. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti e, all'unanimità, può attribuire la lode.